Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca. Sono due giovani di 21 e 19 anni, presunti autori dell'incendio che sabato sera ha investito alcune moto ed auto parcheggiate in via di Amicis, a due passi dalla sede RAI Abruzzo, sempre a Pescara. Ancora ignoto il movente del rogo. E allora andiamo ad ascoltare insieme il servizio di Paolo Renzetti. Sono due giovani presunti autori dell'incendio che sabato sera ha distrutto in via De Amicis nei pressi della sede RAI Abruzzo alcune auto e moto e creato danni anche ad altri mezzi, danneggiando lampioni della pubblica illuminazione. In manette, in flagranza del reato di incendio doloso, sono finiti Viorel Serban, 19enne romeno residente a Pescara, ed Edgar Flacco, 21 anni, di origine bielorusse e residente a Giuliano Teatino in provincia di Chieti. E questa conoscenza diretta per pregresse indagini, soprattutto quella per il knockout game commessi quest'estate, ci ha permesso di dare un nome e un cognome velocemente ai due. Quello che possiamo escludere con certezza è che non è stato un gesto, diciamo, di terrorismo a valore simbolico, e soprattutto l'altra preoccupazione non era una questione legata al fenomeno del racket o estorsivo. Nella conferenza di oggi lei ha approfittato anche per parlare di un'altra vicenda che non ha nulla a che fare con questa, che riguarda quella di falsi carabinieri che telefonano in case di cittadini. Sì, purtroppo capitano spesso che ci sono dei truffatori che, simulandosi operai dell'Enel appartenenti alle forze di polizia, carabinieri, magari vanno nelle case, raccontano di fantomatici incidenti al telefono e poi si recano nelle abitazioni e magari si impossessano di oro o denaro. Il vero danno non è tanto quello economico, ma è quello psicologico che possono provocare. Quindi invito la cittadinanza a prestare la massima attenzione e, in caso di dubbi, contattare il 112, a cui rispondono i carabinieri, quelli veri. Proseguiamo con la pagina della cronaca. Trovato un ordigno bellico nei pressi dell'abbazia celestiniana di Sulmona, a fare la scoperta gli operai della Nettezza Urbana questa mattina, quando si sono recati nella frazione tra Sulmona e l'abbadia per svuotare i cassonetti. Al fianco di uno di questi c'era l'ordigno che qualcuno aveva lasciato lì nel corso della notte. Immediato è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di Sulmona, che insieme alla polizia municipale hanno provveduto a bloccare la strada nell'attesa dell'arrivo degli artificieri da Pescara. All'Aquila tre uomini hanno picchiato una donna nei pressi di un bancomat nella zona del Torrione. I malviventi sono fuggiti a bordo di un SUV dopo l'aggressione. È in corso l'indagine per risalire all'identità dei rapinatori. Il servizio di Giorgio Alessandri. Dramma sfiorato a due passi dal centro storico all'Aquila. Una donna di 34 anni è stata aggredita da tre uomini nella zona del Torrione, mentre era intenta a prelevare denaro da uno sportello bancomat. I rapinatori, che avevano un accento straniero, avevano preso di mira la donna, convinti che avesse già prelevato i soldi dal locale in cui è presente il bancomat, mentre in realtà vi si stava recando proprio in quel momento. Dopo averla avvicinata, hanno intimato di consegnare il denaro, colpendola violentemente con calci e pugni, prima di fuggire a bordo di un SUV. Dopo essersi ripresa dallo shock, la donna ha avvisato le forze dell'ordine, porgendo immediatamente denuncia, e sono in corso le indagini per cercare di risalire all'identità dei tre malviventi. Il fatto è avvenuto in via Lele dall'Aquila, la stessa dove nel 2013 sempre una donna fu aggredita nei pressi del bancomat dopo aver prelevato 200 euro. Ancora cronaca, la mancanza di adeguato equipaggiamento e una scarsa conoscenza del luogo hanno obbligato all'intervento i tecnici del soccorso alpino supportati dall'elicottero del 118. L'intervento per il recupero di un escursionista di Pesaro è stato effettuato nella mattinata sulla Maiella, in prossimità del bivacco Grotta dei Callarelli a 1553 metri. Dopo la segnalazione del mancato rientro a Fara San Martino, dove l'uomo alloggiava, inoltrata ieri sera dai carabinieri della stazione di Lanciano, i tecnici del CNAS
sono rimasti per tutta la notte in contatto telefonico con l'uomo, che ha confermato di stare bene, di voler pernottare nella grotta dei Callarelli per poi l'indomani ripartire dal bivacco per portare a compimento un'escursione di 15 km conosciuta come l'anello della Val Serviera che vedete nelle immagini. L'uomo però è stato fermato dalla presenza della neve ghiacciata e dunque sono dovuti intervenire i soccorsi, in particolare l'elicottero del 118. Adesso apriamo la pagina politica, partiamo dalla legge di stabilità, perché questa mattina il PD Abruzzo, assieme a tutta la squadra dei parlamentari della nostra regione, hanno esposto quali sono stati i loro interventi all'interno della legge di stabilità. Vediamo. Legge di stabilità, indubbi vantaggi per l'Abruzzo. Il Partito Democratico regionale vuole ovviamente far suo anche questo merito. E con tutti i provvedimenti presi in questa legge di stabilità finalmente possiamo combattere seriamente la povertà, possiamo premiare il lavoro, possiamo seriamente premiare la cultura, la sicurezza. E finalmente ci sono meno tasse per gli italiani, a cominciare dalla tassa sulla casa che va via e anche sui terreni agricoli. Io credo che questo sia un successo da rivendicare per il Partito Democratico, successi che premiano anche la nostra regione grazie al lavoro svolto dai nostri deputati, il gruppo parlamentare del PD degli abruzzesi, che ha portato avanti tantissimi provvedimenti a favore della nostra regione, a cominciare dalla svolta storica per quanto riguarda la svolta in materia petrolifera, che ha visto allontanare il progetto di Ombrina Mare e dei progetti che si possono immaginare per la petrolizzazione del mare Adriatico. Quali sono gli altri successi che voi rivendicate in chiave abruzzese? Beh, ne abbiamo fatti numerosi. Io penso innanzitutto a quello che sicuramente premia di più anche l'istituzione regionale, con la possibilità di dilazionare il debito dell'Abruzzo da 7 a 10 anni, e questo ci permetterà di avere conti a posto e ci permetterà di fare politiche di spesa in Abruzzo che prima non potevamo immaginare di fare. E questo vuol dire stare dalla parte dei cittadini e mettere a servizio delle politiche che potranno continuare l'opera di risanamento della politica abruzzese, ma allo stesso tempo di redistribuzione della ricchezza della nostra regione. Siamo alla vigilia della lunga maratona per l'approvazione del bilancio all'interno del Consiglio regionale e il Movimento 5 Stelle snocciola dati e cifre su occupazione, sanità e tasse. Si preannuncia comunque una dura battaglia proprio sul provvedimento di bilancio e anche ostruzionismo da parte delle opposizioni. Vediamo. Una sorta di controconferenza stampa di fine anno per tracciare un bilancio delle attività della maggioranza vista dall'altro lato della barricata, snocciolando i dati micro e macroeconomici forniti dall'Istat e dagli altri istituti di ricerca. Il Movimento 5 Stelle va giù duro nei confronti della maggioranza guidata da Luciano D'Alfonso, parlando di calo dell'occupazione e della ricchezza, aumento dei debiti e diminuzione dei servizi ai cittadini, come nella sanità. Il tutto mentre all'emiciclo è in partenza la maratona di fine anno per l'approvazione del bilancio, e anche in questo caso i pentastellati annunciano un'opposizione durissima. Da quanto riportato dai revisori dei conti, permangono le criticità che erano state già espresse l'anno scorso e per le quali la Corte dei Conti aveva quasi commissariato l'Abruzzo. Di conseguenza siamo in una situazione in cui il bilancio è mero atto formale e il Consiglio è stato peraltro svuotato completamente del suo ruolo, per cui una giunta che il bilancio lo fa sostanzialmente da sola e lo fa anche male. È chiaro che in queste condizioni noi ci troviamo a non poter capire quale sarà il futuro dell'Abruzzo, un futuro che, se dobbiamo stare a quelli che sono i dati macroeconomici di oggi, è sicuramente estremamente nero. Tutti i dati macroeconomici sono in calo, abbiamo riduzione dell'occupazione, riduzione delle imprese, riduzione del credito alle imprese, danni sulla sanità, sia per quanto riguarda i punti nascite, l'organizzazione sanitaria, la compartecipazione, tutte le categorie svantaggiate vengono comunque penalizzate. Per cui noi ci troviamo a una contrarietà completa per quanto riguarda l'organizzazione del bilancio della regione e nell'impossibilità di capire, anche perché non ci è stato ancora garantito l'accesso al sistema informativo contabile, che cosa sarà dell'organizzazione finanziaria dell'Abruzzo. Oltre 4 miliardi per la ricostruzione post terremoto all'Aquila grazie alla legge di stabilità è quanto annuncia la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane.
Senatrice Pezzopane, in dubbi vantaggi per l'Abruzzo con la nuova legge di stabilità, parliamo della ricostruzione, ha appena detto in conferenza stampa che ci sono 4 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Aquila. Quasi 5, spendibili, già con delibera CIPE sono stati programmati gli interventi per il 2016, oltre 1 miliardo immediato, e poi ci sono le norme che prorogano i precari della ricostruzione, miei emendamenti approvati, e questo consente a coloro i quali lavorano negli uffici dei comuni, del comune dell'Aquila e negli uffici speciali, ovvero 165 persone, di poter continuare il loro lavoro per 2 anni nei comuni, per 3 anni negli uffici speciali. Abbiamo salvato un'azienda, 165 persone, e soprattutto abbiamo consentito di continuare a lavorare sulle pratiche e a spendere i soldi presto e bene. Poi altre norme sulla ricostruzione delle chiese, e poi l'Abruzzo che insieme alle altre regioni del sud torna a usufruire di strumenti per la promozione degli aiuti nel mezzogiorno, e si torna quindi a parlare di mezzogiorno con il credito d'imposta, e si torna a parlare di Abruzzo che se ne può avvantaggiare. Inoltre, con il decreto antilocali abbiamo inserito delle norme sia per controllare meglio l'uso di questi fondi, e anche con i controlli a campione, con l'intervento della Guardia di Finanza, con la normativa e la certificazione antimafia, ma anche abbiamo inserito delle norme per semplificare e per rendere tutti più responsabili. E adesso parliamo di trasporto. 30 nuove assunzioni nell'azienda del trasporto pubblico regionale TUA, ma anche nuovi autobus a metano. Queste le novità annunciate stamattina dal presidente della TUA, Luciano D'Amico, che ascoltiamo in questa intervista. Presidente D'Amico, questa mattina in conferenza stampa in regione a Pescara avete annunciato nuovi 30 assunti alla TUA. Abbiamo firmato il contratto con i 30 neoassunti che si aggiungono ai 30 neoassunti di alcuni mesi fa. E ormai il risanamento dei conti, direi, delle tre società e la ristrutturazione organizzativa ci consente di guardare al futuro in una prospettiva di sviluppo. E in questa prospettiva l'immissione di 30 nuovi conducenti sicuramente ci dà una mano significativa per rilanciare il servizio. Abbiamo poi presentato anche nuovi autobus extraurbani a metano, sono i primi in Europa, mi fa piacere dirlo, ringraziando anche e coloro che prima di noi hanno voluto fortemente questo tipo di innovazione. È un'innovazione che ci consente di rispettare l'ambiente, è un'innovazione che ci consente anche di migliorare ulteriormente i conti della società, perché la tecnologia di trazione a metano, oltre che provocare una minore emissione di agenti inquinanti in atmosfera, consente anche un risparmio notevole dei costi di trazione. Diciamo che tutte e due queste iniziative vanno nella direzione di rendere il 2016 un anno di sviluppo dell'azienda. Cambiamo argomento adesso. Non verrà rilasciata alcuna autorizzazione all'esercizio itinerante del commercio sul demanio marittimo. È la decisione a cui è pervenuta la giunta Maragno a Montesilvano, che ha stabilito che nella prossima stagione estiva non saranno autorizzate bancarelle itineranti lungo le spiagge del territorio di Montesilvano. Dopo diversi incontri con le forze dell'ordine, la prefettura, i balneatori e i commercianti, ha spiegato l'assessore al commercio Paolo Cigli, abbiamo ritenuto di non dover rilasciare le autorizzazioni al commercio lungo la Battigia. Montesilvano ha spiagge perfettamente inserite nel contesto urbano, ha continuato l'assessore, e dunque questo andrebbe a creare problemi soprattutto ai commercianti, vista anche la problematica della contraffazione. All'Aquila è durata qualche ora, ma ha infiammato parte della città e i social network, la polemica sui rifiuti lasciati per strada dagli avventori che hanno partecipato al tradizionale aperitivo di Natale in centro. Una situazione tornata alla normalità nel giro di poche ore grazie all'intervento degli operai dell'ASM, il servizio di Giorgio Alessandri. Nella città delle polemiche e dei 99 comitati, neanche l'area natalizia di festa è riuscita a mandare in soffitta, almeno per qualche ora, la capacità che hanno spesso gli aquilani di dividersi anche sulle questioni più futili, come l'aperitivo di Natale. Una tradizione che ogni anno si arricchisce di presenze
e che, comunque la si pensi, riesce a portare per strada migliaia di persone per le vie di un centro storico normalmente animato esclusivamente da operai e cantieri, dove la polvere provocata dai lavori l'ha fatta padrone. E la polemica, come sempre più spesso accade, parte dai social network, dove gli indignados da scrivania hanno sin dalla serata del 24 iniziato a postare anatemi e messaggi moralizzatori per le cartacce, le bottiglie ed i resti di una festa collettiva che si è protratta sino all'ora di cena. Certamente ci sarà stato chi, nella massa, avrà abbandonato rifiuti per strada, disinteressandosi del bene comune, ma molti, osservati anche da chi vi parla, hanno conferito plastica, vetro e carta nei contenitori della differenziata, forse insufficienti a contenere la mole di rifiuti generata dalle migliaia di persone che si sono riversate in centro storico. A mettere a posto tutto ci hanno pensato gli operai dell'SM, solo in 5 il turno quel giorno, e che nel giro di qualche ora, con un solo mezzo a disposizione e tanta voglia ed energia nelle braccia, hanno restituito decoro e pulizia agli angoli della città dove hanno stazionato per ore gli avventori. Insomma, una situazione straordinaria ma al tempo stesso gestibile, magari con qualche cassonetto in più, che probabilmente verrà predisposto il prossimo anno, e un pizzico di buonsenso che non guasterebbe, sia da chi va in strada a divertirsi, sia da chi è pronto a pigiare un tasto per scatenare una discussione fine a se stessa. Il giorno di Natale tutti a tavola e polemiche già in soffitta, perché nella città della ricostruzione i pensieri di molti sono rivolti alle questioni più importanti, come la voglia di normalità perduta, che anche solo un brindisi in compagnia può regalare, magari per qualche ora, prima di tornare ad una realtà fatta di macerie e speranza nel futuro. E adesso cambiamo decisamente argomento, ma restiamo sempre all'Aquila. Oltre 4.000 le presenze che hanno accompagnato la 27esima edizione del Presepe Vivente di Camarda, borgo magico alle pendici del Gran Sasso, tra le rue del paese, gli antichi mestieri degli artigiani del posto e piatti tipici della tradizione contadina. Il servizio di Daniela Rosone. Oltre 4.000 presenze hanno animato la 27esima edizione del Presepe Vivente di Camarda. Gli antichi mestieri e i sapori di un tempo nelle rue del borgo alle pendici del Gran Sasso, ancora tutto da ricostruire. E questa è la postazione del notaio, o meglio il notabile forse in quei tempi, la persona che comunque leggeva le lettere che arrivavano dagli emigranti e rispondeva dietro suggerimento delle persone del posto. Allora, questo è un mestiere che facevano i contadini prima per la trebbia. Prima non c'erano i macchinari per trebbiare e allora facevano col cavallo, con l'asino, con l'animale, pestavano, mettevano il grano sotto per terra e pestavano il grano con il cavallo, in modo che la spiga si rompeva e scendeva sotto il grano, il chicco, e rimaneva sotto e la paglia rimaneva sopra. Un percorso tra le botteghe artigiane dell'epoca, frutto di una minuziosa ricerca storica nei dettagli, negli abiti e negli attrezzi dell'epoca. Un bilancio più che positivo per gli organizzatori. I numeri sono bellissimi, abbiamo superato i visitatori degli scorsi anni, quindi significa che il nostro presepe è piaciuto e quindi grazie a tutti per essere stati qui a Camarda e essersi anche divertiti magari. Al termine del viaggio, tra le antiche vie di Camarda, la Natività, la sacra rappresentazione. Grande novità di questa edizione, la cometa realizzata dall'artigiano Dino Scipioni, che, stata sulla montagna, ha guidato i visitatori nel piccolo e affascinante borgo, proprio come allora, proprio come a Betlem. Come un vero presepe, quindi la cometa che sta sul monte intagliata, quindi non ha fatto altro che avvicinare sempre più la gente alla capanna, quindi come no, è stata una bellissima novità. Restiamo alle iniziative natalizie, anche i bersaglieri hanno partecipato alla tradizionale corsa di beneficenza che si svolge a Pescara, la corsa dei Babbo Natale, destinataria della beneficenza l'UNICEF. Ascoltiamo il presidente regionale Anna Maria Cappamonti.
Questa è oramai un connubio meraviglioso, i bersaglieri e l'UNICEF che corrono sempre, comunque e malgrado tutto corrono per portare aiuto, per aiutare i bambini del terzo mondo. E questa è una favola vecchia, antica, moderna, ma molto bella, perché il protagonista è il bambino. Quindi oggi riparte la sesta edizione di questa gara. Siamo un pochino infreddoliti ma pieni di amore, abbiamo come sempre i Rainers che partecipano alla loro gara podistica, abbiamo una raccolta di derrate alimentari quest'anno per la mensa di San Francesco, quindi è proprio una solidarietà a 360 gradi e tutto quello che oggi raccoglieremo per mandarlo all'UNICEF è per combattere la fame nel terzo mondo. Oggi si parla tanto di fame ed è vero, c'è dovunque e comunque, ma quella di alcuni paesi dell'Africa è una fame terribile perché è una fame che uccide. Io ho visto morire un bambino di fame in Africa e non potrò mai dimenticarlo. E allora, con le offerte generose di tutti, compriamo i famosi biscotti proteici, perché con 5-6 di questi biscotti immediatamente si blocca una di queste, i pamplinet si chiamano, si blocca questa situazione terribile. Grazie, grazie a tutti. Evviva tutti! Evviva il Natale! Evviva voi, evviva l'UNICEF. Adesso siamo alla pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Ieri si è giocato il turno di campionato. Con un gol di Memucci, il Pescara ha espugnato Latina ed ha chiuso alla grande il 2015. I biancazzurri finiscono il girone d'andata al quarto posto con 37 punti e guadagnano la fiducia e guardano con fiducia al prossimo mercato di gennaio. Riviviamo le fasi salenti del match del Francioni nel servizio di Paolo Renzetti, poi l'intervista al tecnico Massimo Oddo. Finale d'anno con il botto per il Pescara che espugna il Domenico Francioni di Misura al termine di una vera e propria battaglia calcistica che ha messo in mostra la grande voglia di vittoria dei biancazzurri, che hanno prima sofferto nel primo tempo e poi preso in mano pian piano le redini del gioco nella ripresa. Per l'11 di Massimo Oddo sono 3 punti di platino che arrivano prima della sosta, che mai come questa volta sarà davvero meritata. In campo fra i biancazzurri esclusione a sorpresa in difesa di Zampano, rimpiazzato da Fiamozzi. A centrocampo Verre in campo dal primo minuto con Memusciai e Benali, con Cocco in attacco al fianco di Lapadula e Caprari più arretrato. Fra i nerazzurri c'è in campo l'ex Brosco con Corvia, unica punta di ruolo. Laziali subito aggressivi con un tiro al lato dopo 30 secondi di Oliveira. Al 12esimo si vede Dumitru dal limite ad andare a sfiorare la traversa con un tiro violentissimo. Il Pescara ha qualche difficoltà a proporsi in avanti con i nerazzurri che chiudono ogni spazio. Al 20esimo c'è l'infortunio di Crescenzi in un contrasto di gioco con Acosta, con l'ex crotonese costretto ad uscire, e con Zampano che va sulla fascia sinistra. Al 25esimo Cocco segna il gol del vantaggio biancazzurro, ma in fuorigioco e l'arbitro annulla. Al 28esimo sembra fatta per i padroni di casa con Schiattarella che in aria fa tutto bene colpendo in pieno il palo con Aresti battuto. Al 38esimo punizione di Scaglia con il portiere del Pescara costretto a deviare in calcio d'angolo. Al 40esimo nella Tina si infortuna Brusca Gine che viene sostituito da Mbaie. Nel recupero si vede poi Andrea Cocco che si gira e mira al 7 trovando la parata in calcio d'angolo di Farelli. Nella ripresa al quarto bella giocata in area laziale di Lapadula che poi tira centralmente. Al 10esimo Cocco esce dolorante e va in panchina tutt'altro che soddisfatto per la sostituzione. In campo a sorpresa va Mitrizza con il Latina che non riesce a pungere come nel primo tempo. Al 20esimo c'è una buona opportunità per i padroni di casa con Oliveira che conclude al lato dai 25 metri. Più ghiotta l'occasione che capita al 23esimo a Mitrizza che in area cicca clamorosamente il pallone. Il Pescara si rivede due volte con Lapadula che la mezz'ora alza sopra la traversa dopo una deviazione e poi dopo qualche attimo tutto solo davanti a Farelli trova il miracolo dell'estremo di casa, ma il vantaggio dei biancazzurri è nell'area e arriva al 35esimo con Memusciai che va ad esultare contro un microfono rimediando il secondo giallo e l'espulsione, così come era accaduto a Novara, sempre ad opera del signora Battista di Molfetta. Il finale di grande sofferenza, ma nei 7 minuti di recupero non accade praticamente nulla con il Pescara che festeggia così il poker di vittorie, chiudendo l'anno come meglio non poteva.
soddisfatto per questa quarta vittoria consecutiva, una vittoria di grande sofferenza, però rispetto al primo tempo, Oddo, nella ripresa si è visto un Pescara che pian piano ha preso il dominio del gioco. Sì, io credo che l'abbiamo fatto anche nel primo tempo, solo che eravamo poco convinti negli ultimi 30 metri, abbiamo sempre provato a giocare palla a terra anche nel primo tempo. Siamo mancati negli ultimi 30 metri e probabilmente eravamo un po' troppo lunghi, non accompagnavamo bene l'azione e mi sono un po' infastidito perché mi ero raccomandato con i miei ragazzi, le loro armi erano un po' queste ripartenze con giocatori veloci e abbiamo concesso un po' troppo queste fasi di gioco. Nel secondo tempo siamo stati più convinti, siamo stati più corti, ma soprattutto abbiamo avuto quella voglia di vincere che ha fatto sì che ci scattasse qualcosina in più, ma soprattutto sottolineo che sono contento per la maturità che sta assumendo questa squadra, perché in campo adesso è una squadra vera che sa soffrire, perché c'è da soffrire su tutti i campi, però nei momenti di difficoltà viene fuori la grande. E che oggi io vedevo la squadra, un po' tutta la squadra, giocare leggermente compassata. Capisco che abbiamo già fatto tante partite in poche settimane, quindi molti erano anche un po' stanchi. Però io dico sempre che quando sei stanco non devi correre tu, ma devi far correre il pallone. Si può sempre migliorare, ma l'ho detto prima, la pecca del nostro primo tempo sono state quelle, poca velocità nella manovra e un po' troppo lunghi, accompagnavamo poco l'azione. Quando incontri queste squadre che hanno questi giocatori veloci come Dimitru, come Costi, come Schiattarella, nelle ripartenze sono bravi, allora lì devi avere il coraggio anche di andare in avanti, perché è vero che devi fare 10-20 metri in più in avanti, però poi consenti a tutta la squadra di non farne 60 indietro di scatto. La munizione è giusta secondo me, perché è un po' una mancanza di rispetto a qualcosa di valore, sicuramente qualcosa che è messo lì per il pubblico, quindi sono gesti che non si fanno e giustamente pagherà. Adesso vado in vacanza, poi fra 3-4 giorni parlerò con la società e vedremo cosa ci sarà da fare. Linea di massima, ragazzi, sapete benissimo quali sono le esigenze di questa squadra, ma esigenze di tipo numerico, non certo di qualitativo, e quindi vedremo cosa ci sarà da fare. Mitriz è un giocatore fantastico, secondo me ha delle qualità immense, tecniche immense, e è arrivato qui con una base di scuola tecnica sicuramente sopraffina, perché ce l'ha e perché questo gli insegnano in questi paesi dell'est. Probabilmente era indietro ancora nella fase di non possesso, nello stare in campo, ci stiamo lavorando da 5 mesi. Si vedono i risultati, ancora ampi margini di miglioramento, un giocatore che sicuramente ci tornerà utile. L'ultimissima, Oddo, Pescara chiude il girone d'andata a 37 punti, un ottimo bottino. Beh, sono tanti, 37 punti secondo me sono veramente tanti, viste le premesse. Sono tanti in generale, ma considerando il fatto che siamo una squadra costruita sulla base di tanti giovani, con tante difficoltà come Campagnaro che non ha potuto giocare tanto, quindi questi vecchietti che si mettono a disposizione dei giovani, e considerando il fatto che è una squadra completamente nuova rispetto all'anno scorso, ci sono un paio di giocatori, 2-3 giocatori titolari che hanno sempre giocato, io credo che abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma non ci dobbiamo accontentare. La Virtus Lanciano chiude bene il 2015, un anno nel complesso difficile per i frentani. La vittoria per 2-1 sul Livorno è stata griffata dalla doppietta di Marilungo, che ha ritrovato la via del gol dopo più di un anno e dopo aver superato un lungo infortunio. Da Antologia la rete del 2-0, vediamo il servizio della partita e le dichiarazioni dell'allenatore D'Aversa e del match winner di giornata nei servizi di Alessio Giancristoforo. Soffre soprattutto nei primi 45 minuti, ma ritrova un sorriso solare il Lanciano, che vede ancora la luce nello spiraglio chiamato salvezza. Il mattatore del Guido Biondi contro il Livorno in piena crisi è un altro Guido, Marilungo, che alternerà un primo tempo opaco ad una ripresa sugli scudi tra le mille difficoltà e un futuro non certo nitidissimo, con tanti punti interrogativi. Al 90esimo non parlerà nessuno
futuro della società è D'Aversa, alla domanda sul calciomercato, chiederà, senza tanti giri di parola, di rivolgere la stessa domanda alla proprietà. Il Lanciano batte 2-1 il Livorno. Ancora tante assenze in casa Virtus, ultima delle quali quella di nome Carlo Mammarella. E dunque difesa che gioco forza diventa 3 con Boldor e Rigione a comporre un tris inedito assieme ad Aquilanti. Come esterno a sinistra c'è Di Matteo, in avanti Piccolo e Marilungo. Il Livorno ha i nomi giusti, ma Mutti, oltre ai nomi, vorrebbe sostanza, che è l'unica cosa che conta. Fischia Baracani di Firenze. Avvio virtusino, nono minuto, cross di Rigione in area di rigore, ma nessuno aggancia. Pericolo labronico, undicesimo, punizione di Pasquato, correzione di Vantaggiato in porta, risposta di Casadei in corner. Diciassettesimo, suggerimento di Bacinovic per Piccolo, ma l'aggancio non è perfetto. Ventunesimo, Bacinovic ci prova senza effetti. Qualche minuto dopo è Pasquato a chiamare nuovamente in causa Casadei, che para. Più Livorno che Lanciano dunque nel corso dei primi 45 minuti di gara. L'avvio della ripresa è tambureggiante per i padroni di casa. Il Lanciano infatti nel secondo tempo creerà i presupposti per 3 punti fondamentali, e infatti dopo un quarto d'ora arriverà il vantaggio su calcio di rigore. 14esimo, entra in area di rigore Di Francesco che viene stoppato, calcio di rigore. Baracani infatti indica il dischetto e dagli 11 metri Marilungo fa centro, esultanza inequivocabile. La squadra è tutta con Roberto D'Aversa, più chiaro di così. Frentani sul velluto, il raddoppio arriva 120 secondi dopo, e il gesto tecnico di Guido Marilungo merita solo una cosa: il replay, tutto il resto è noia. 2-0 e Lanciano sul velluto. Potrebbero dilagare i rossoneri. Padovani imbeccato da Di Matteo, Ricci evita la terza capitolazione, ma il colpo del KO che non arriva. E allora cosa costa al Livorno rendersi pericoloso? Nulla, infatti al 32esimo Bunino sfrutta una indecisione macroscopica della difesa virtusina e si presenta tu per tu con Casadei, che è bravo e determinante a salvare il risultato. Gara senza soluzione di continuità. Minuto 35, il Lanciano sfiora il tris con Padovan, capovolgimento di fronte, il Livorno accorcia. 36esimo, palla comoda per la testa di Bonino che elude l'intervento di Rigione e supera Casadei, non esente da colpe. Il finale di gara è comunque della Virtus, che sfrutta 2 ripartenze e sfiora 2 volte il tris con Padovan e Marilungo. Poi 6 minuti di recupero e il triplice fischio finale. Liberatorio. Ora squadra da rafforzare senza se e senza ma. E un po' più di chiarezza sul futuro virtussino, avvolto da una cortina fumogena di silenzi che fanno sorgere 1000 dubbi ai tifosi virtussini. Ci voleva finire l'anno, diciamo, un anno non bellissimo sotto l'aspetto dei risultati per quanto riguarda il 2015, tenevamo a finire bene e devo dire che i ragazzi sono stati bravi a portare a casa questo risultato. E credo che Guido abbia fatto un'ottima partita, e non è facile perché comunque viene da un periodo di un anno di inattività, quindi ci vuole del tempo, però sotto l'aspetto dello spessore e delle qualità di Guido non si può certamente sindacare. E vorrei ricordare che se non avesse avuto il problema fisico sicuramente non era qui a Lanciano, quindi bisogna dare il tempo di ottenere quella condizione fisica, perché sicuramente è un giocatore che può fare la differenza e l'ha dimostrato oggi, dove magari qualcuno sotto l'aspetto mentale può essere un po' titubante. Lui sicuramente ha dimostrato di essere un giocatore di spessore. Era convinto, ma è stato bravo anche Stefano lì, dove magari poteva essere il rigorista in quel momento a farglielo battere. È apprezzabile anche questo, un attaccante come Padovan lascia
lasciare il rigore comunque a un suo compagno di squadra, perché ha sentito il bisogno che comunque si sbloccasse anche lui. Buon per lui e buon per noi, perché alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti. Godiamoci questa vittoria. È chiaro che se la società valuta su tutto, su quello che si deve fare o non si deve fare, è chiaro che non posso subentrare io su, per quanto riguarda le casse della società, lì dove mi dovesse chiedere un giudizio tecnico dirò la mia. Io personalmente non avevo bisogno di questo abbraccio da parte di tutta la squadra, perché la dimostrazione di una squadra che lotta a prescindere, è chiaro che non siamo soddisfatti della posizione di classifica in cui ci troviamo, come ho sempre detto, lì dove dovessi capire che la squadra non mi segue, magari quando qualcuno mi si dice, se mi sento in discussione, la squadra ha sempre dimostrato di essere una squadra viva, poi dei limiti ce l'abbiamo e sicuramente, perché se non avessimo dei limiti non saremmo penultimi in classifica, però sotto l'aspetto della prestazione i ragazzi non sono mai venuti meno. È chiaro che poi i risultati, so il lavoro che faccio e quindi so che magari lì dove una posizione di classifica è deficitaria, il responsabile sono io a prescindere, né la società né i giocatori, sono solo ed esclusivamente io. Cioè, capisco i tifosi che non stiamo andando bene, quindi che si arrabbiano, ci fischiano, ma loro sono solo neanche la metà arrabbiati di quanto lo siamo noi, quindi noi siamo molto più arrabbiati di loro per questa situazione. Nel primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, se loro sono stati più bravi, cioè della verità, mentre il secondo secondo me abbiamo lottato e poi la partita poteva finire anche 3-0, ma è andata così, va benissimo. Di solito il rigorista è sempre stato Antonio qua, quindi giustamente se c'è lui in campo giustamente ritira lui i rigori. Poi non c'era un rigorista disegnato dal mister, sinceramente neanche sentivo in panchina cosa diceva, visto che non c'era Antonio ho preso la palla e volevo tirarlo e basta. Guido, oggi anche accorgimenti tattici, questo 3-5-2, tu in avanti con Piccolo come ti sei trovato? No, mi sono trovato bene, ma c'è poca differenza tra i moduli. Ormai nel calcio adesso la squadra deve essere corta e giocare in 30 metri, 35 metri, poi che sia i moduli fanno poca differenza, più si è corti più si gioca bene. Allora, chiudiamo quest'ampia pagina dedicata allo sport e al calcio di Serie B vedendo risultati e classifica del campionato cadetto. Questi risultati della 21esima giornata: Ascoli Spezia 3-0, Brescia Ternana 0-0, Cagliari Provercelli 3-0, Cesena Avellino 1-2, Como Salernitana 2-1, Latina Pescara, come abbiamo visto, è finita 0-1, poi Modena Novara 3-0, Perugia Vicenza è stata rinviata per nebbia, Trapani Bari 1-0, Virtus Entella Crotone 1-2 e Virtus Lanciano Livorno 2-1. Vediamo anche la classifica. Con l'aiuto della grafica, eccola qui, il Cagliari in testa con 46 punti, segue il Crotone a 45, Novara a 38 che ha anche 2 punti di penalizzazione, poi c'è il Pescara a 37, il Brescia e il Bari a 35, Cesena e Avellino a 31 punti con il Cesena penalizzato di 1 punto, Perugia a 30, Trapani 29, Virtus Entella 28, Spezia 26, poi a 24 Modena, Ternana e Provercelli, a 23 Livorno ed Ascoli, 22 per il Latina, Vicenza 21 punti, Salernitana 20, Lanciano che si riavvicina alla Salernitana a 18 punti, anche 1 punto di penalizzazione, chiude la classifica del campionato cadetto il Como con 14 punti. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito fino ad ora e vi ricordo che tra poco alle 14.45 c'è il TG6 L'Aquila, invece il TG6 Abruzzo torna puntuale alle ore 19. Grazie ancora, buona giornata.